Consigliere comunale Ignazio Caldarella, oggi è lunedì 26 novembre e da giovedì scorso lei occupa l'aula consigliare del comune di Alcamo. La sua protesta sta portando qualche frutto? Io ritengo di sì, perché il sindaco Bonventre, all'indomani dell'occupazione, si è recato a Palermo a parlare con il presidente Crocetta, dopodiché ha interpellato il segretario del PDL Alfano, anche il responsabile del PD, e ha dichiarato che, vista e considerata l'occupazione che c'è stata qua al comune, avrebbero fatto in modo tale di predisporre un emendamento da inserire nella proroga nel decreto delle mille proroghe, che dovrebbe essere approvato entro fine dicembre, nel quale si impegnano a fare una proroga di altri 2 anni per quanto riguarda il precariato. Dopodiché la regione dovrà fare la sua parte, considerato che il presidente eletto qualche mese addietro, Crocetta, ha dichiarato che ha a cuore la situazione dei precari e che farà di tutto per stabilizzare queste persone che sono state traslocate per circa 23 anni nei vari enti, e quindi anche gradualmente dovrebbero incominciare a stabilizzarle. Nel momento in cui verrà fatto questo famoso emendamento e sarà approvato dalla Camera, a quel punto io smetterò di occupare l'aula consiliare. Senta Caldarella, in merito a questa sua protesta, anche sul sito internet del Giornale di Sicilia, ma anche gente che mi ferma per strada, mi comunica che effettivamente il problema precari è un problema che va posto in attenzione a seconda, insomma, dei vari aspetti. Perché dico questo? Nel senso che ci sono dei precari che sono tacciati di essere, non voglio usare il termine fannulloni, questo no, però che lavorano poco. Lei cosa si sente di dire su questo problema? Allora, io posso soltanto dire una cosa, che i precari, che loro chiamano precari, sono quelli che attualmente sia ad Alcamo che in altri comuni danno la possibilità ai comuni di non andare in tilt. Da sì, permettere sì, anche lei una cosa, che circa il 70% di questi precari non sono a carico dei comuni. La rimanente parte, che è a carico dei vari comuni come spesa, si limita semplicemente a 200.000 euro all'anno per quanto riguarda il comune di Alcamo, che credo che sia uno dei comuni più grandi come precariato in Sicilia. Detto questo, posso assicurare che la maggior parte, il 99,99%, sono persone che lavorano dando ciò che loro possono fare, ognuno con le proprie mansioni, con la propria tecnologia, con la propria esperienza e con la propria cultura. Senza di loro i comuni sicuramente nel giro di un mese andranno in fallimento, possono chiudere letteralmente, perché non fanno concorsi da oltre 20 anni, e queste persone che le hanno sostituite degnamente hanno dato il massimo di loro stessi. Bene, questo è sicuramente il suo parere, ma lei non pensa che occorra mettere in pratica una razionalizzazione che parta appunto da un migliore utilizzo del personale, qualora si pongano le condizioni per dare continuità, dare un futuro ai lavoratori? Io sono perfettamente d'accordo con quello che sostiene lei. Bisogna dare razionalizzazione per quanto riguarda il precariato, ma questo è compito dei dirigenti, che hanno tutto il dovere di predisporre i servizi, e della politica di attenzionare se quei dirigenti e quei servizi vengono svolti degnamente per quanto riguarda la collettività. Dopo aver intervistato il consigliere comunale Ignazio Caldarella, entriamo nella stanza del sindaco Sebastiano Bonventre. Una situazione risolvibile o veramente difficile, questa dell'emergenza precari, signor sindaco? Ci auguriamo che sia risolvibile,
Noi apprezziamo quanto queste persone fanno per il comune di Arkham e non trovarcele più nella nostra disposizione determinerebbe grossissime difficoltà nella vita amministrativa della città, oltre a problematiche di ordine umano, perché dietro queste persone ci sono famiglie, ci sono figli, ci sono mutui da pagare, ci sono bambini da mandare a scuola. Quindi è estremamente importante che si faccia il massimo sforzo possibile per risolvere questo problema. È un problema che però non passa per il Comune di Arkham. Il Comune di Arkham ha già fatto tutto quello che doveva fare e forse anche più, garantendo comunque il pagamento degli stipendi, pur avendo teoricamente, perché in pratica non sono mai arrivati, i fondi soltanto fino a metà ottobre. Noi pagheremo fino a dicembre. Noi più di questo non possiamo fare. Il resto è nelle mani della Regione e del Governo nazionale. Il Governo nazionale deve togliere alcuni vincoli di norme introdotte con la spending review, per cui non si potrebbero rinnovare i contratti. E il governo regionale deve mettere i fondi, perché voi sapete che i precari vengono pagati dal 20% in linea di massima dal comune e l'80% dalla regione. È evidente che il comune non ha assolutamente i fondi per poter garantire la piena copertura degli stipendi, quindi la regione dovrebbe garantire questa somma. Io mi auguro che il buonsenso prevalga, perché ripeto, ormai si tratta di 22.000 persone in Sicilia, non stiamo scherzando, è un problema sociale. E già è fissato un incontro per il 7 dicembre, tutti i sindaci della Regione Sicilia, con il Presidente della Regione, proprio per portare avanti questa istanza, e questa è forse la priorità delle problematiche dei comuni siciliani. Venerdì scorso con il senatore Nino Papania abbiamo affrontato il discorso della necessità di razionalizzare le risorse umane, ma soprattutto economiche del comune. Si è affrontato il tema dirigenti comunali. C'è qualcosa che il comune può fare in tema di razionalizzazione in questo senso? Sì, veda, io proprio in questi giorni, intanto i dirigenti comunali sono rimasti solo 4 al comune di Arkham. Noi stiamo da un lato razionalizzando, la nostra proposta è in fase di attenzione già alle forze sindacali, razionalizzando la macchina burocratica comunale. Esiste, ho preso conoscenza di una recentissima circolare della regione che consentirebbe, con spese integralmente a carico della regione, di far sì che alcuni dirigenti della regione potessero svolgere il loro lavoro della regione di Enesuper al comune di Arkham. Questo ci aiuterebbe moltissimo, perché il carico di queste persone, diventate solo 4 da 12 che erano negli anni, è notevolissimo. E quindi la possibilità di lavorare meglio, distribuire il lavoro, i carichi di lavoro, significa maggiore efficienza. Quindi il problema della dirigenza è certamente anche quello di una maggiore efficacia, efficienza, ma è anche una questione di carico di lavoro che non è indifferente a queste persone all'assunto. Ma a chi sostiene che i dirigenti comunali, noi parliamo di comune di Arkham, poi per quanto riguarda la regione, lei giustamente, essendo il sindaco di Arkham, può dirci la situazione qual è in questo ente pubblico, e cioè a chi sostiene che occorra razionalizzare le risorse economiche destinate ai dirigenti. In poche parole, c'è chi dice i dirigenti guadagnano troppo. Lei cosa risponde? Allora, che i fondi per tanto lo stipendio fisso è regolato da norme contrattuali, e norme contrattuali di livello nazionale regolano pure la costituzione dei fondi per la produttività. Quindi sulla quantificazione dei fondi non c'è nessun sindaco che può variare la quantità. Semmai il sindaco ha il dovere di controllare che non vengano poi effettivamente tutti promossi per il loro operato, e che la produttività venga data in funzione all'effettivo merito, all'effettiva capacità dimostrata. E allora sì che il sindaco può intervenire, attribuendo, sentito il gruppo di valutazione che è praticamente stato nominato, sentito quindi questo il parere degli esperti che vanno al loro operato, poi dare a loro una somma che è pari alla loro efficienza e non per tutto il 100%. Questo il sindaco prende l'impegno di monitorare e valutare effettivamente i dirigenti. Ma per quanto riguarda la quantità delle somme, sono stabilite per legge, i fondi sono calcolati sulla base del monte salario per legge, non si può intervenire riducendolo, a meno che volontariamente una delle due parti, cioè gli stessi dirigenti, non stabiliscano e volessero ridurre. Ma se così non è, noi per legge non possiamo farlo.